benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti, perché karma rosso? Dunque, karma è causa effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire? E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato due o tre cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Facciamo una lettura che sia d'aiuto nell'immediato. Non so voi, ma in questi giorni io mi sento abbastanza distrutta con le energie che ci sono e dopo la lettura della luna che ho fatto con il video precedente mi è sembrato fosse quasi evidente il fatto che tutti stiamo passando dei processi di cambiamento che possono essere percepiti come più o meno pesanti, ma insomma non ho ancora sentito nessuno, tra l'altro delle persone che seguo in percorsi personalizzati, parlarmi di un momento facile o leggero, per cui ho pensato perché non facciamo una bella lettura dove andiamo a vedere se ci sono e quali sono i cambiamenti rapidi, efficaci, tangibili che ci saranno nei prossimi 30 giorni, massimo 40, quindi proprio nell'immediatissimo. Ovviamente questa è una lettura generale, quindi cercate di prendere quello che può essere relativo alla vostra situazione. Cercherò di cogliere più che posso quelli che sono magari dei dettagli proprio di vita pratica, cercherò di vedere quelle che sono le energie che ci stanno dietro e voi cercate di tener duro perché so che questo cambiamento arriva, so che è abbastanza rapido perché me lo sento dentro, non solo per la mia situazione personale ma proprio in generale, però capisco anche che come esseri umani abbiamo bisogno tante volte di avere delle prove. Ora questa è una lettura che va ad anticipare qualcosa, non la possiamo considerare proprio una prova, però magari una sorta di sostegno morale, emotivo, la possiamo vedere come tale. Quindi abbiamo quattro possibilità, ci sono i quattro mazzi, o scegliete a seconda delle colorazioni e delle fantasie dei mazzi, oppure usiamo come sempre le nostre rune che non ci deludono mai. Dunque la prima runa è questa qui. E la mettiamo qui. La seconda runa è questa qui. Poi abbiamo la terza runa. E la mettiamo qui. E poi abbiamo la quarta runa. E la mettiamo qui. Se serve mettete in pausa, ricordatevi che potete fare più di una scelta per la vostra situazione, potete anche tornarci più avanti, perché se anche faccio questa lettura sulla spinta dei suggerimenti energetici del momento, vi ricordo che poi è comunque una lettura temporale, per cui godetevela al massimo, ok? Vado a cominciare dalla numero 1, se vi serve per scegliere mettete in pausa. Ok, cominciamo dalla numero 1, mettiamo qui la runa. Andiamo a vedere quindi quali sono i cambiamenti rapidi nei prossimi 30 giorni che assisteremo nella nostra vita per quelli che hanno scelto questo mazzo. Quali sono i cambiamenti rapidi nella vita di chi ha scelto questo mazzo nei prossimi 30 giorni? Dunque ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda la sfera emotiva. Può essere da una parte che ci sia una sorta di introspezione, riflessione su quelli che sono i goal in generale della vostra vita, quindi proprio gli obiettivi che volete riuscire a manifestare nella vostra vita, e credo che ci saranno molte persone che andranno a
vivere una sorta di esigenza di ritirarsi molto più nell'interno del loro essere, e per qualcuno questo potrebbe significare diventare eccessivamente solitari o silenziosi. Non nascondo che le persone intorno potrebbero notare questa cosa, ma chi se ne frega, voglio dire, no, non facciamo del male a nessuno. Il punto è che c'è tutta la sfera emotiva che ha bisogno di essere al centro della vostra attenzione, e non potrete fare a meno di fare questo. Sento proprio alcuni che saranno quasi imbarazzati da una parte e sollevati dall'altra per il fatto che riusciranno a stare in silenzio, in solitudine, in disparte, e magari a farsi un bel piantino o ad arrabbiarsi a voce alta nel silenzio, non sono abituati a fare questo tipo di, non voglio neanche dire lavoro su loro stessi, semplicemente di dimostrazione di attenzione verso le proprie esigenze, per cui non vi stupite, Karma Rosso ve l'ha detto in anticipo, se questo capita, ascoltate questa vostra esigenza, fatelo. Ci sono poi quelli che, per quanto riguarda la questione emotiva, in particolare saranno interessati all'amore, proprio all'amore romantico, e per più di qualcuno si presenterà l'occasione proprio sotto i vostri occhi, evidentemente, di avere prova di quanto valga l'amore e la situazione affettiva nella quale vi trovate. Per cui non mi stupirei se ci fossero dei momenti di profonda chiarezza che l'esigenza di essere più introspettivi in questo periodo vi porta ad ottenere. Quindi potreste riuscire a scoprire che la persona alla quale siete interessata magari non è proprio l'ideale di quello che state cercando, o magari la persona con cui state non si è proprio comportata bene fino ad adesso, o ha dei, chiamiamoli, difetti, dei comportamenti poco carini che vi fanno ricredere sull'attaccamento che nutrite verso questa persona. Ci possono essere vari scenari, e a questo punto io credo che più di qualcuno si renderà conto che bisogna fare dei cambiamenti. E questi cambiamenti sono sentiti nel profondo, non sono un qualcosa che siete disposti a ritrattare, e non sono qualcosa che siete disposti a lasciare andare. Per cui non significa che per forza in 2 minuti sarete in grado di o sistemare e recuperare il rapporto con questa persona o di lasciarla, però dentro di voi la chiarezza su quello che c'è da fare, sì, quella arriva nel giro di poco. Per cui vedete come da una parte abbiamo chi butta via, diciamo, carichi emotivi e lo fa in maniera molto diretta e con una certa facilità relativa, una certa agiatezza, e dall'altra parte c'è chi capisce che è il momento di cambiare assolutamente e di avere una visione più realistica della persona verso cui nutrono interesse romantico. Per quelli che magari sono soli e hanno la sfera romantica in vista durante questa prossima fase di 30 giorni, mi viene da dire, è probabile che vi rendiate conto attraverso il confronto con voi stessi che ci sono molte cose che potete offrire a un eventuale partner, e quelle sono le cose sulle quali volete puntare, sono la vostra merce d'oro, sono la vostra moneta, per cui cominciate a capire quanto valore ha questo aspetto di voi. E per quelli che arrivano a fare questo passaggio, non stiamo parlando di una piccola realizzazione, quindi poi vabbè, non mi cambia niente. No, stiamo parlando del fatto che probabilmente da qui in poi la vostra visione dell'amore e di voi stessi in amore cambia molto. Eh sì, si presenterà a tutte le persone di cui ho parlato fino ad adesso, indiscriminatamente, la necessità di fare una scelta che magari non è facile, una scelta che magari non è così rapida nelle conseguenze, e una scelta che non è facile per quelli che eravate, possiamo dirla così, fino a questo momento. Vedo che c'è qualcuno che va a cercare effettivamente magari consulenza da un avvocato per informarsi su come funziona con il divorzio.
Penso che ci sia qualcuno che va a informarsi per cercare di capire come funziona con l'avere, per esempio, l'affido dei figli. Ci sono quelli che si rendono conto che è necessario andare dai sindacati per avere delle informazioni maggiori su quello che possono fare per riuscire a gestire la loro situazione lavorativa. Ci sono quelli che vanno da un commercialista perché capiscono che è il momento di mettersi in proprio o magari è il momento di chiudere la propria attività e di seguire un altro piano. Quindi ci sono proprio prese di posizione e azioni. Assolutamente. Quindi io mi aspetterei, magari qualche piantino ci può stare, magari qualche momento di tristezza ci può stare. C'è una fase qui di lutto, non vi nascondo che c'è, sì, la presa di coscienza e quindi poi il cambiamento. Il cambiamento implica che qualcosa deve andare affinché qualcosa arrivi. Per cui vi dico, per quelli che di mezzo hanno la questione economica, nonostante il vostro portale, la realizzazione di quello che dovete fare per migliorare la situazione economica, sia una questione, emotiva, sappiate che qui di mezzo c'è l'indipendenza, c'è la forza dentro voi stessi, c'è l'autostima in gioco. E per quelli che hanno la questione emotiva di mezzo, c'è, di mezzo il smettere di farsi, come possiamo dire, togliere di mano, ecco, la propria energia, quindi farsi svenare, come fossimo degli schiavi, dei sudditi. Per cui questi prossimi 30 giorni hanno assolutamente a che fare con la creazione di una nuova possibilità, una possibilità che stavate cercando probabilmente anche nell'inconscio, magari non era così chiaro, no? Non era così lampante che foste alla ricerca di questo. Però c'è questo materializzarsi, concretizzarsi della risposta che avete cercato di ottenere dall'universo negli ultimi mesi, probabilmente, forse addirittura negli ultimi anni. Per cui mi viene detto, non ti stupire se dopo un po' che continui ad alzare la voce, a dire mi sente qualcuno, effettivamente risponda una voce, perché a quel punto è nelle tue mani fidarti di ciò che questa voce ti dice e cominciare a cambiare la tua realtà o scegliere se continuare a sprofondare in quella che è stata la tua situazione fino ad adesso. Per cui mi viene detto, volevi la bicicletta? Eccola qui, adesso devi pedalare se vuoi arrivare dove dicevi di voler andare. Sì, è una questione proprio di riuscire a chiudere un cerchio, a trovare serenità, a trovare una forma di riposo, di riposo intendo emotivo cosciente, di riposo proprio addirittura spirituale, perché qui stiamo facendo un passo in avanti che non è così scontato e non è neanche così facile quando si guarda quelle che sono le possibilità nell'arco di una vita di una persona. Per cui mi viene detto, questo è proprio il portale che stavi aspettando, è il momento giusto per fare quello che volevi fare. Quindi ecco, questi sono i cambiamenti proprio tangibili, le cose che stanno per rivoluzionarsi nei prossimi 30 giorni. Io vi auguro assolutamente che vada tutto per il meglio e che siate felici quando uscirete dall'altra parte di questo portale. Per qualunque altro tipo di esigenza sapete dove trovarmi attraverso il link o attraverso Instagram o attraverso comunque la mia mail che trovate sempre nel link e io vi auguro il meglio. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Bene, secondo gruppo, ora andiamo a vedere che cosa accade qui con quello che sarà lo svolgimento dei prossimi 30 giorni della vostra vita e cerchiamo di trarre più informazioni possibili sia sul piano energetico generale che su quello proprio fattuale, specifico. Dunque, quali sono i cambiamenti tangibili, chiari, diretti, rapidi dei prossimi 30 giorni, massimo 40, perché comunque figuriamoci. Le energie non hanno il nostro senso del tempo e vogliamo più dettagli possibili per le persone che stanno guardando questa lettura. Quali sono i cambiamenti chiari che avvengono nei prossimi 30 giorni della loro vita? Prossimi 30 giorni. Sì,
C'è un cambiamento di norme, c'è un cambiamento per quanto riguarda l'andamento e l'utilizzo delle vostre energie. Mi continua a venire detto in testa una frase molto esplicita del tipo ora detto io le regole. Quindi probabilmente qui ci riferiamo a tutte quelle persone che stanno ascoltando e che hanno, diciamo, delle situazioni nella loro vita che rappresentano una sorta di sassolino nella scarpa, o forse per qualcuno è proprio un grosso masso che trascinano attraverso un catenaccio legato alla caviglia. Io vedo particolarmente qui persone che hanno situazioni familiari in cui non vengono ascoltati, in cui non vengono valorizzati, situazioni lavorative in cui non c'è rispetto. Tutte quelle persone che diciamo sono di solito fino ad ora, nelle situazioni che hanno problematiche nella loro vita, stati visti, trattati come qualcuno che può essere messo al secondo posto, come qualcuno che tanto è buono e quindi non mi risponde male, come qualcuno che tanto è forte e se la cava. C'è anche chi in questo gruppo probabilmente ha fatto tanta fatica per cercare di ottenere qualche risultato e magari manco l'ha ottenuto o comunque ha ottenuto veramente qualcosa che è una vergogna rispetto a quello che la persona merita e quello che è lo sforzo che la persona ha fatto. Per cui c'è proprio un dire interiormente all'universo: guarda che cos'è, così a me non va bene, adesso comando io, non me ne frega niente dell'essere comprensivo, non me ne frega di avere pazienza, non me ne frega del piano B, le cose devono andare e devono andare come decido io e devono andare secondo le mie regole, perché qui se c'è qualcuno che sta capendo qualcosa e che ha le qualità per fare qualcosa, sono io. Quindi tutti gli altri e tutto il resto devono stare zitti. E infatti, allora, ci saranno effettivamente questi grossi cambiamenti e calcolando che vi sto cercando di vedere quello che accade nei prossimi 30 giorni, massimo 40, qui stiamo parlando di un cambiamento molto veloce in qualunque settore voi state considerando della vostra vita. Sto parlando di un'evoluzione in meglio, sto parlando di non solo un cambio nel vostro atteggiamento, ma di risultati tangibili. Sto parlando per esempio di promozioni, sto parlando di contratti che vengono firmati. Sto parlando di soldi che rientrano, di cause che vengono vinte, di ruoli che vi vengono riconosciuti, di cambiamenti, proprio spostamenti fisici, quindi per esempio vi trasferite, cambiate casa. Sto parlando anche di confronti diretti con persone che non sono state nella vostra traiettoria. Anche se avete desiderato porre queste persone sulla vostra traiettoria per confrontarvi con loro una volta per tutte. Quindi mi viene da dire, attenzione, mi è venuto in mente proprio adesso, anche se non so esattamente quando comincia, ma dovrebbe essercene uno. C'è in arrivo un Mercurio retrogrado. E Mercurio retrogrado è un compagnone quando si tratta di questo tipo di situazioni, quindi ci sta effettivamente con quello che sta per arrivare anche da un punto di vista proprio astrologico. Vi ricordo anche che Mercurio retrogrado ha, voglio dire, come tutti i pianeti, comunque una zona d'ombra, cioè le sue energie cominciano a manifestarsi e terminano di manifestarsi a cavallo di quello che è l'area di influenza specifica. Quindi, per quanto riguarda un Mercurio retrogrado, di solito 15 giorni prima e 15 giorni dopo questo percorso all'indietro della propria traiettoria, ci sono già gli effetti che mostrano come le sue energie effettivamente siano pronte a manifestarsi. Per cui ci siamo, direi, da un punto di vista anche tecnico. Vi dico, sento proprio un insorgere di energie e di voglia di lottare e di rabbia. Quindi a questo proposito io sono una sostenitrice, non sono una che contrasta la rabbia. Vi dico solo, però, è una grande energia, da grande energia deriva grande responsabilità, non tanto verso gli altri e basta, ma anche verso voi stessi. Non vi bruciate questa grande energia con dei fuochi di paglia o con delle cose che non ha senso affrontare in quel momento. Perciò gestite bene a livello di strategia quello che dite e quello che fate. Che bello, c'è effettivamente un taglio netto, non solo col passato, ma anche con le persone che fanno parte inevitabilmente di questo passato che già dall'inizio della lettura sembra che vogliate lasciare proprio
dietro alle spalle, lontano da quella che è la vostra dinamica, la vostra energia nel presente. Mi viene da dire una cosa. Potrebbe essere che effettivamente ci sia anche qualcuno che in questo momento sta avendo a che fare con una persona a cui tiene, che magari è malata, e che ci si chiede se questo trapasso avviene o no brevemente. Io non vi dico se sì o se no di preciso, perché non, no, non sono né un medico, né voglio dire posso gestire le energie del mondo universali come mi piacerebbe, però se questo è il caso e la situazione in cui questa persona a voi cara si trova vi sta a cuore, vi consiglio di usare al meglio le energie qui, perché mettervi a gestire la situazione di questa persona può essere vincente, soprattutto se siete magari in quella classica situazione in cui gli altri familiari coinvolti non capiscono una cippa o non hanno la profondità per riuscire a capire la gravità della situazione o come va gestita. E vi dico, se siete titubanti, meglio sì che vi facciate avanti, anche se immagino avere la responsabilità di uno stress simile non sia proprio il massimo. Però salta fuori come energia, era l'ultima carta, e io ve lo dico. Sì, c'è proprio una rivoluzione, ragazzi, ma c'è, mi viene detto, una rivoluzione anche gerarchica. Quindi veramente sento gente qui che dice, senti, ti mostro io come una persona con carattere. Fatevi da parte voi plebei. Sento espressioni di questo tipo che sinceramente mi fanno molta simpatia. Mi piace quando comunque c'è, sentendo l'energia, questo tipo di dinamica. Intendo sentendo l'energia, intendo dire che qui non c'è un essere strafottenti, non c'è essere dei barbari o dei tracotanti. Qui stiamo parlando di persone che hanno effettivamente tutte le qualità che servono per rivoluzionare la loro situazione e che finalmente prendono in mano il potere. Ce l'hanno sempre avuto, hanno lasciato giocare i bambini, hanno dato troppa fiducia a qualcuno che sembrava voler essere amico o un santone, ed ora è il momento non solo della rivalsa ma della presa in mano proprio della situazione. Ha ragione, per cui vedo questo momento di difficoltà terminare e vedo la guarigione arrivare. Quindi noto come quando ho parlato dell'eventualità di una persona che non sta molto bene e che vi sta a cuore e che potrebbe anche, voglio dire, purtroppo lasciarci le penne se la situazione non viene presa in mano, vedo che questa situazione probabilmente si va a sistemare, o almeno vi mette nella posizione di dire: io il mio l'ho fatto, il meglio è stato fatto. Per cui anche nella vostra vita specifica, non solo nella vita di qualcun altro, questo significa non solo avere un risultato che ha l'aspetto dell'essere riusciti a ottenere il meno peggio, ma proprio l'aspetto dell'essere riusciti ad essere leali verso voi stessi, all'altezza delle vostre competenze, in grado di sostenere e dare prova a voi stessi che ci siete per voi stessi, e questo è un guadagno grandissimo. Quindi nei prossimi 30-40 giorni diciamo che questo è proprio un cambiamento a 180 gradi della direzione che stava per prendere la vostra vita. Eh sì, basta fare quello che dicono gli altri, cominciamo a fare quello che vogliamo noi. Non importa se sembriamo delle suocerine che vogliono aver ragione, qui si tratta di prendere in mano la creatività, che è il nostro potere sovrannaturale, chiamiamolo così, e di riportare equilibrio, di farci giustizia, ok? Di portare a casa quello che è il nostro guadagno, perché è nostro e ce lo meritiamo ed è nostro il diritto. Quindi molto bene, questa era la vostra lettura. Se avete bisogno di cercarmi o di fare dei percorsi, dei corsi con me, avete il link generico su cui trovate anche la mia mail e avete anche poi il link al mio Instagram. Vi auguro il meglio e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Ciao ciao. Bene, scelta numero 3, andiamo a vedere quelli che sono i cambiamenti dei prossimi 30 giorni, massimo 40. Vediamo cosa sta per cambiare nella vostra vita, sia a livello
energetico che poi specifico. Più dettagli abbiamo, meglio è. Vogliamo sapere cambiamenti reali, tangibili. I prossimi 30 giorni nella vita di chi sta guardando. Dunque, cambiamenti durante i prossimi 30 giorni. Può essere che ci sia una disputa o addirittura una lotta abbastanza diretta, e può essere che ci sia semplicemente uno scontro di opinioni e dobbiate arrabattarvi per cercare, non dico magari per forza di essere chi concilia tutti quanti, ma magari si tratta semplicemente di riuscire a appianare le divergenze, o vi dovete prendere cura di più situazioni fastidiose riguardo una situazione madre. Per esempio, può essere che stiate costruendo una casa e tutto a un tratto ci sono problemi col geometra, problemi col comune, problemi con, che ne so, il farvi arrivare all'acciamento di qualcosa. C'è tutta una sorta di meccanica, qui mi pare di capire, che si attiva nei prossimi 30 giorni e che potrebbe essere, insomma, stressante, problematica, fastidiosa. Ora, anche per voi, come nel gruppo 2, mi viene in mente che effettivamente c'è un Mercurio retrogrado che sta per entrare a farsi attivo, diventare attivo, diciamo, nell'arco probabilmente dei prossimi 30 giorni. E sappiamo anche che, come tutti i Mercurio retrogrado, ci sono delle influenze prima e dopo. Per cui situazioni di questo tipo non mi pare che siano così difficili da prevedere. Ora, che cosa c'è da dire riguardo questa situazione? Che può essere che ci siano, lo so che vorreste cose felici, ma può essere che ci siano delle situazioni economiche relative, non ci stupiamo, no? Per qualcuno può essere che ci siano delle spese, per altri che sia necessario magari chiedere dei finanziamenti o comunque dei prestiti. Quindi c'è chi magari va alla ricerca di un secondo rientro di denaro, chi comincia un secondo lavoro, chi si fa fare un favore e chi decide che è meglio togliere delle spese che aveva previsto per tutt'altra tipologia di situazione e va a investire in quella che sembra essere la priorità dei prossimi giorni. Come mai questa situazione? Cosa sono le prossime energie dei prossimi 30 giorni nella vita di chi sta guardando? Mi viene detto che questo è in realtà il cambiamento che cercavate. Mi viene fatto un esempio. Immagina la prima persona che ha cominciato a raccogliere le sementi del mais per poi appunto seminare, e da lì sappiamo che altri sicuramente avranno visto questa cosa o avranno deciso che effettivamente funziona, quindi facciamola su vasta scala, e da lì l'abbondanza è partita e tutto il mondo conosce questa grande innovazione del mais, no? Però immaginate il primo che si è trovato nella situazione di dire: che cosa sarà mai questa roba? Sarà commestibile? E l'ha assaggiata e poi si è trovato a dire: sarà possibile riprodurre il seminare e quindi il propagare questo tipo di semente e di poi farne qualcosa per la vita in maniera che sia utile e che ogni volta io non mi debba trovare con la pancia vuota e sia in difficoltà. Quindi mi viene detto quello che sembra ora essere un grossissimo disturbo o addirittura un problema dei prossimi 30 giorni diventa in realtà quel chicco di mais madre, anzi quei chicchi di mais madre probabilmente, che sono stati piantati dal primo uomo che ha deciso di provare, di vedere se funziona. Quindi in senso generale può essere anche che ci sia un investimento che è necessario che facciate a livello anche economico, non solo di tempo, di energie, per poi andare a sistemare una situazione che veramente sembra sfuggire di mano, sembra essere una gabbia di matti. Quindi magari può essere che fino ad adesso avete fatto 3 lauree, avete un lavoro che vabbè può essere anche decente, a un certo punto vi rendete conto che il vostro titolare principale sta andando fuori di testa, magari tutto a un tratto c'è chissà la guerra in chissà dove che
È la scusa perfetta per bloccare il commercio della materia prima su cui il vostro lavoro si basa. Poi succede che, non lo so, vi si ammala il cane e vi serve qualche soldino in più, ed ecco che a un certo punto dite: ma io mi ricordo che ero in grado anche di fare, che ne so, pasta fatta in casa, quindi magari se la faccio potrei venderla, a chi so che è interessato ad acquistarla, come è già accaduto qualche tempo fa, o magari voglio provare. Ed ecco che vi impegnate su quello, investite in quello, quindi cominciate a comprare, che ne so, un'impastatrice, cominciate a comprare, cercate un vecchio, che ne so, utensile di bronzo per fare la pasta fatta in casa. Quindi c'è tutta una rivoluzione che implica una spesa, quindi una spesa diretta in forma di denaro o comunque di energia e di tempo. E che però, anche se sembra veramente una sofferenza all'inizio, è l'inizio di qualcosa appunto di molto migliore che vi aspetta. Quindi nei prossimi 30 giorni cercate di prendere con positività questa cosa. Il sole e la luna insieme. Allora, la luna mi mostra quello che viene percepito come un problema. Il sole mi mostra l'azione e quello che viene percepito come effettivamente l'investimento da fare. Quindi abbiamo il percorso alternativo che tanto avete desiderato si manifestasse nella vostra vita, che effettivamente comincia a manifestarsi, e per manifestarsi prima mostra quello che gli impedisce di avere effettivamente una grande influenza positiva sulla vostra vita. Quindi liberiamo, diciamo, il fastidio e poi cominciamo a costruire l'agio. Eh sì, ci sono una serie qui di situazioni che si devono togliere di mezzo per cominciare a manifestare quello che avete veramente desiderato nel profondo. Quindi in realtà è molto positivo, però nei prossimi 30 giorni sarà percepito magari come una gran rottura di palle. Ora vediamo. Eh sì, ragazzi, abbiamo l'indipendenza economica e il mondo. Stiamo scherzando? Abbiamo praticamente l'energia migliore che vi possa capitare che entra in gioco. E come sempre vi dico, però la manifestazione non avviene secondo i nostri sogni di bambini, ma avviene secondo le dinamiche purtroppo del mondo, per come è fatto da un punto di vista fisico ed energetico. Quindi magari all'inizio non è così piacevole, però di positivo c'è che qui quello che io vedo è che in tutta questa confusione ho quasi una sensazione di risata, cioè non perché sto perdendo la mente, ma perché mi viene da dire: beh, peggio di così non può andare. Adesso voglio vedere se dopo tutto questo non arriva qualcosa di positivo. E questa è l'attitudine giusta per affrontare questo tipo di situazione. Quindi avete chiesto qualcosa di positivo, sta per arrivare, magari l'aspetto subito non è proprio quello della soddisfazione finale, però siete nella direzione giusta. Ok, quindi io ve lo auguro, come vi dico sempre, se avete bisogno di mettervi in contatto con me o attraverso la mail o per dei percorsi, dei corsi, c'è il link unico oppure c'è l'indirizzamento al mio account Instagram, dove trovate tra l'altro altri contenuti anche non solo relativi alle carte. Ok? Vi ringrazio e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Ciao ciao! E ora abbiamo la lettura numero 4 e andiamo a vedere cosa capita nei prossimi 30 giorni, massimo 40, nella vostra vita di tangibile, ma anche da un punto di vista energetico. Cerchiamo di capire quali sono i cambiamenti nei prossimi 30 giorni nella vita delle persone che stanno guardando questa lettura. Vogliamo quanti più dettagli possibili, vogliamo capire di che cosa si sta parlando e vogliamo cambiamenti, le rivoluzioni, quello che sta per capitare nei prossimi 30 giorni nella vita di chi sta guardando. Allora, cominciamo con una carta molto bella, perché in realtà parla di vittoria e quindi è l'inizio di un processo che si è attivato e che porta assolutamente quello che desiderate. Ora, quello che mi continua ad attirare l'attenzione con questo mazzo è praticamente l'unione di elementi positivi con elementi che vengono percepiti come negativi. Cioè c'è una sorta di doppia faccia nella situazione che vivrete nei prossimi 30 giorni. C'è un connubio che sembra essere un contrasto tra aspetti piacevoli e meno piacevoli, quindi quello che capita nei prossimi 30 giorni potrebbe mostrarsi inizialmente come
non dico traumatico, però insomma, qualcosa magari che non sembra neanche così utile o così effettivamente correlato a quello che magari è un vostro obiettivo o a quella che è la situazione che vivete, quindi mi aspetterei che ne so, che dal nulla ci siano nuove persone che entrano nella mia vita, che dal nulla ci siano nuovi impegni, che dal nulla ci siano nuovi rientri economici. Diciamo che viene detto questo, è il primo tassello di un percorso che comincia ora. Per cui mi viene da dire, attenzione a come scegliete di spendere il denaro e come scegliete di gestire le vostre giornate, proprio intendo gestire a livello di routine. E a livello di oggi faccio questo, lunedì vado dal dentista, domani vado, che ne so, dal calzolaio, giovedì faccio yoga per 2 ore. Attenzione a come gestite le vostre riserve energetiche, di qualunque tipologia siano, perché è fondamentale per quello che poi andrete a costruire. Non intendo dire che se sbagliate qualcosa, mi raccomando, non entrate nel panico. Andrà tutto a farsi friggere, però diciamo che con le energie che ci sono nei prossimi 30 giorni sarebbe più furbo prestare attenzione prima piuttosto che cercare di riparare o velocizzare o smantellare qualcosa dopo. E infatti qui mi viene detto il peggio è passato. C'è una profonda trasformazione che sta per avvenire e che vi porta verso il risultato migliore. Però c'è questa sensazione che prima di fare il passo definitivo verso la miglioria totale, ci sia la necessità di dover passare attraverso una sorta di spauracchio, battaglia interiore, in inglese si direbbe struggle, proprio questa. Come la possiamo esprimere? Non è un rallentamento in senso stretto, è più che altro la percezione di avere la difficoltà di nuotare controcorrente. In realtà, è dovuto al fatto che noi abbiamo magari già un obiettivo, già una visione in mente, già un desiderio, anche se magari non l'abbiamo proprio idealizzato nei dettagli, però ce l'abbiamo. E quindi la nostra volontà comincia a spingere, comincia a dire dai, voglio più veloce, voglio che sia fatto in questa maniera, voglio che assolutamente avvenga in questo modo, no? E quando la realtà ci mostra che ha altre logiche, non è che ci piaccia tanto. Quindi mi viene detto, è una sorta di lettura conferma promessa questa, ci saranno dei cambiamenti, cominciano pian pianino. Allora voglio vedere effettivamente che forma hanno questi cambiamenti. Perché vedo che sono cambiamenti principalmente interiori, ma vorrei che ci fosse una sorta di possibilità di vedere degli indizi che ciò sta per avvenire. Allora, intanto, se vi viene la grande voglia di indagare, raccogliere più informazioni, cercare di capire meglio, studiare di più un nemico, una situazione, parlare con qualcuno che magari fa un lavoro interno al settore a cui vi interessate. Insomma, raccogliere, diciamo, dati, questo è un grande segno che dentro di voi si sta muovendo qualcosa. Può essere anche semplicemente che passiate 2 giornate a cercare su Google, chi effettivamente e se effettivamente esiste un corso, per esempio, per fare delle statuine di cera. Ok? Cosa accade? Accade che ci sono una serie di situazioni che percepirete come un ostacolo a un progresso veloce. Attenzione, non è tutto un ostacolo, non è tutto lì per nuocere, mi viene detto, non è tutto lì per rappresentare un problema. Molte volte gli ostacoli più grandi si sbloccano in automatico quando tutte le energie piccole laterali che lo sostengono cessano di esistere. Quindi mi viene detto, effettivamente c'è un tentativo qui di riequilibrare la giustizia a modo nostro, secondo la nostra visione limitata al momento in cui desideriamo questa giustizia, però se noi lasciamo tempo al tempo, un passettino alla volta, le cose si sbloccano. Quindi cominciate a raccogliere tutte le informazioni che desiderate. Notate pure se ci sono delle difficoltà, delle, diciamo, energie che sembrano essere più grandi di voi, perché questi 30 giorni saranno l'inizio di un viaggio di miglioria e di vittoria assoluta, eh? No, non stiamo parlando qui di
Ma sì, dai, tutto sommato comincerà ad andare meglio prima o poi. No, no, stiamo parlando di arrivare a un grande obiettivo con grande soddisfazione e giustizia proprio. Però effettivamente mi viene detto, si notano piccole cose, come un profumo nell'aria, mi viene suggerito. Mi viene detto di non perdere la speranza. E che ci sarà assolutamente una serie di situazioni che sembrano ripetersi. Credo che questa lettura sia più una conferma. Cioè, mi si è detto, il messaggio è che le cose cominceranno a cambiare e cominceranno dall'interno. Però per fare questo devi avere una predisposizione all'esterno, al mondo esterno, come di chi aspetta il momento giusto, ha una visione, quindi non ha fretta, non è preso dall'ansia, non ha paura che le cose gli vengano tolte, non ha paura di perdere il treno. E quindi il cambiamento comincia dal dentro. Stai in uno stato di riposo perché tanto quello che desideri lo stai facendo, segui un passo alla volta quello che puoi fare un passo alla volta e vedrai che le cose cambiano e noterai in questo che cominceranno a mettersi davanti a te situazioni che sono lì da un po', persone o cose di cui magari ti saresti già preso cura in passato se solo ti fosse stato possibile farlo. Ci saranno dei momenti in cui a piccoli passi noterai che effettivamente le soddisfazioni non è che cominciano ad arrivare, cominciano a tornare. Sento che qui molti sono palesemente bloccati, possiamo dire così? Eh sì. E c'è un cambio di prospettiva proprio. Temo che qui non sia dovuto al vostro impegno, cioè voi l'impegno ce l'avete sempre messo. È una questione proprio di tempistiche universali. Ecco perché c'è più una rassicurazione qui e un dirvi, ragazzi, vi anticipo che sarà così, così non vi fate prendere la disperazione e non fate peggio. Sì, sì, si sta per manifestare veramente il meglio. Soprattutto per quelli che cercano un cambiamento magari nella situazione anche economica o nella salute. L'avevo detto? C'è in atto guarigione. Su molti livelli c'è in atto proprio la sanificazione, possiamo chiamarla così, di ciò che è da un po' fuori equilibrio e che la vostra responsabilità qui, qualcosa su cui voglio veramente soffermarvi, è non andare ad appesantirvi ulteriormente con paure e quant'altro sul risultato finale, perché quello rallenta ancora di più, quello crea un ostacolo in realtà alla guarigione, che è il vero focus dei prossimi 30 giorni. Non c'è molto che possiate fare, rilasciate, lasciate che sia, state sereni perché le cose stanno per cambiare e stanno per cambiare per portarvi al massimo. Ok? Io vi ringrazio di essere stati qui, se avete bisogno di aiuti, consulti e quant'altro, corsi e percorsi, trovate nel link, o se no sapete dove seguirmi anche con altri contenuti sulla mia pagina Instagram. Io intanto vi auguro il meglio e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao!